Riccardo Riccardo benvenuto Eccomi. è veramente un piacere averti qui sai che sei il primo ospite qui in studio in sede a Radio Bruno dall'inizio della pandemia? Eccomi è un piacere anche se abbiamo passato un periodo un po' così è bello riprendere dai è bello anche essere il primo ospite Ed è bello essere di nuovo con te dopo tre anni dall'ultimo album, accidenti sono passati tre anni e eh, lo hai definito il tuo album della, della maturità In cosa ti senti maturato rispetto a tre anni fa e cosa è rimasto dei ricchi di prima e cosa invece c'è di nuovo? Allora sicuramente tre anni sono folli, al giorno d'oggi aspettare tre anni è stato veramente un periodo molto lungo e quindi una scelta un po', un po strana, in mezzo c'è stato tanto Sud America e tanto successo anche all'estero e tante anche volte ho preferito aspettare per essere un pochino più maturo, per poter dare un po' di più con questo mio terzo lavoro e ho fatto anche cose matte, quasi un po'... Eh, non so, vomitando un po' quello che avevo avuto veramente di grosso durante il 2017, durante il 2018, che non vuol dire rinnegare, vuol dire anche un po' ribellarsi no? a quell'immagine che magari mi avevano anche etichettato. Io sono uno che scrive tanto, che è molto sensibile anche al mondo eh, circostante e quindi volevo raccogliere un po' tante esperienze nuove. Mi vedo come chiaramente una persona più matura, ma banalmente sono passati tre anni, è normale, tutti sono più maturi dopo un anno, due, tre. Allora i cambiamenti portano spesso insomma, tanto entusiasmo, tanta energia, magari si portano dietro anche un po' di paura, no? ad esempio il timore che il cambiamento potrebbe non piacere, che è affezionato a te, eccetera. Certo. Allora vorrei sapere se anche tu hai affrontato un po' eh, l'argomento paura, diciamo così, se ti sei posto la domanda ma piaceranno questi miei cambiamenti oppure no, Com come, come ti sei risposto, come hai reagito. Questa Marco è una bellissima domanda, è una domanda che mi faccio anch'io tanto, mi faccio spesso. E, da una parte c'è la scelta più facile, quindi dire ok abbiamo paura e allora continuiamo a fare magari fotocopie di quelle che sono state le cose che sono andate bene e continuiamo sotto questo punto di vista e fare continu continuamente cose che sappiamo... Essere più facili, scelte più facili. Dall'altra invece subentra un po' più la paura quando si dice rischiamo, eh, cerchiamo di, di cambiare e cerchiamo anche di evolverci e sperimentare. Eh, non so, forse per la mia forma mentis, per un po' il mio modo di fare, il mio modo di essere, preferisco seguire questa seconda strada e quindi ho rischiato. Non ho paura delle conseguenze perché credo che quando fai un qualcosa con il cuore, qualcosa. Eh, che fai e senti comunque ehm, che qualitativamente ti soddisfa, è la scelta giusta, è la strada giusta da, da percorrere. Quindi sono molto tranquillo, nonostante, come dicevamo prima, il periodo magari il mercato vuole anche tante altre cose, vuole altro, si aspetta altro anche da me. Io scrivo, eh, scrivo io le, le mie cose. Quindi non posso essere una persona che non è sincera in quello che fa. Eh, mi, mi sento di aprirmi alle persone che mi seguono anche rischiando magari di perdere qualcuno. Beh, il risultato di tutta questa evoluzione ce l'abbiamo tra le mani ed è Pop Club yes. che esiste anche in una versione limitata. Che cos'ha di più rispetto alla versione standard? Allora, io ho fatto la grafica di tutto perché sono anche un grafico, un designer, curo tutto e alle persone che erano venute a questo in-store folle che abbiamo fatto senza disco guarda, poi tra l'altro col senno di poi, prima della pandemia Avevo fatto un disco cercando di quasi mettere alla prova le persone, che avevo, come, com le persone alle quali ero affezionato anch'io. Perché, sai, io ho fatto degli store con davanti a 8.000-9.000 persone e ne ho viste, se fai un calcolo, 100.000 di persone. E la metà quasi dei dischi che poi ho venduto eh, forse anche qualcosa o meno un terzo perché poi in realtà quelli che mi dicono eh, ma hai venduto perché facevi in store Sì, conta che da, con 8.000 persone 6.000 5.000 non è che c'hai 5.000 dischi ne hai 2.000 sono sempre tantissimi al giorno d'oggi è follia pensare a quello che è successo però è un terzo rispetto a tutto, tutti i dischi che poi abbiamo fatto da perdo le parole a mania quindi ho detto ora sto cambiando e soprattutto gli in store stanno cambiando il modo di approcciarci con la musica e il modo di vedere sempre questa musica sempre più fast perché la puoi ascoltare dai, dallo streaming, da, da altro. Facciamo così, fidatevi di me e tanto è, è uguale. Voi preordinate il disco. Ma il disco ancora non c'è, tanto è un incontro più intimo, non, è, non si tratta di, di vederci la foto per il disco, è vederci perché mancavo da tanto dall'Italia. E poi chi ha ordinato questo disco avrà in edizione limitata questa cosa che è un pacchetto meraviglioso. Argentato, fatto matto, un po' con una busta bellissima, e all'interno ci sono anche i memo vocali delle mie sperimentazioni durante proprio nude, crude, proprio le mie note vocali dal cellulare. Un In qualcosa, insomma, di più che sarà interessante, sicuramente, ascoltare. Prima di ascoltare il singolo, tra poco, che okay, è Litighiamo, ti volevo chiedere qualcosa su Margot, che okay, è la canzone che apre questo nuovo album, appunto Pop Club che è una canzone ma la quale so che tu tieni molto e volevo chiederti, io l'ho sentita, posso dirlo, secondo me è canzone da pelle d'oca vorrei sapere un po' come è, com è nata questa canzone. Allora, ti ringrazio ed è una canzone che mh, è nata un po' per, per caso, io passavo con la macchina verso Zona Loreto e vedevo sempre questa ragazza che lavorava come prostituta, e una volta l'ho vista piangere e da lì, non so, istintivamente sono tornato a casa e ho cominciato a scrivere non so, per sfogo, per stimolo, per... non, no, non, non c'è un motivo in realtà reale, delle note sul, sul telefono, ma note non vocali, note come se fosse un tema, no? Le, di, di, di scrittura di parole. Dopodiché mi sono reso conto che questa cosa poteva avere un seguito, poteva essere raccontata, perché no, attraverso la musica e poteva emozionare quanto magari emozionava me già solo leggere quelle parole. La cosa bella è stata cercarmi di, metter, di mettermi nei suoi panni, quindi vedendomi sola, sotto la sua prospettiva e non parlando di quel momento, di quel momento che vedevo, ma del pre. Quindi raccontando questa routine che mi sono semplicemente immaginato, che però poteva rispondere veramente alla realtà di una ragazza che magari ha un sacco di sogni e si trova a fare altre cose che magari non vuole fare. Beh, chissà, magari potrebbe diventare uno dei prossimi singoli. Il sì, singolo sì, attuale, sì. però adesso è litigamo. Tu sei una testa calda? Sì, un po'. Oh. <ride> un po', un po'. Non sei uno di, quello che, uno di quelli che se la fanno passare subito, ci metti un po'. D dipende, dipende. Ci sono delle cose che mh, riesco a passarci sopra altre, dove magari sono un po' più una testa calda, però sto migliorando. Devo dire che sono maturato tanto. Prima ero più testa calda, ora un pochino meno. Riesco a essere un pochino più a contare fino a 10, a essere un pochino più Sentiamo Adesso. la canzone allora. Vai. Litighiamo Ricky yeah. dal suo nuovo album Pop Club qui su Radio Bruno. Litighiamo canzone nuova di Ricky dal suo album Pop Club. Oggi Ricky è ospite qui a Radio Bruno, al fans club. Stanno arrivando anche tanti messaggi per te, tante domande. Ne, ne scelgo una a caso. Una nostra ascoltatrice non si firma, dice domanda per Ricky, cosa vorresti dire al Riccardo di qualche anno fa? Wow, questa è un'altra bella domanda originale che non mi hanno fatto. Ehm... Sai, in realtà la cosa bella è anche sbagliare nella vita. Nel senso che, se hai una persona di fianco che ti dice quello che, de che, che devi fare, poi tu vai dritto. E magari Io, poi, al tempo, figurati, mi dicevano magari: Guarda, forse evita di far questo, evita di far quello. Andavo dritto come un treno. Quindi, proverei a dirgli di essere meno istintivo, eh, un po' più paraculo a volte, se si può dire. Però non è detto che poi avrei fatto così davvero. Sono stato un po' impulsivo, ho fatto delle scelte un po' anche veramente tanto matte alcune volte quando magari mi conveniva stare un po' più tranquillo, rispettare un po' più i canoni normali, insomma delle cose. E forse quello. Però devo dire che dagli errori ora sono più consapevole anche perché... Non si tratta di errori, si tratta di cominciare a navigare, soprattutto due anni fa, in questo settore che è molto particolare, molto bello, molto creativo, ma anche particolare, e che non conosci, non, non c'è una scuola che ti insegna. E quindi dall'esperienza, dagli errori, impari e, e diventi sempre più, 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 più capace, più bravo, più consapevole. Parliamo ancora della tua creatura, del, del tuo nuovo album, qual è la cosa di cui vai più fiero di quest'album? Qual è la soddisfazione più grande che hai, che hai provato ascoltando le canzoni Il Lavoro finito? Eh, quando l'ho riascoltato devo dire che mi sono fatto un po' come vi dicevo prima, un po' i complimenti da solo, che ci sta anche, non, non è presunzione, però devo dire che eh, usa tantissime immagini fotografiche, quasi come se fossero dei cortometraggi le canzoni, da par partendo da Margot fino ad arrivare anche a Petalivo Coder che invece è un pezzo più parlato che parla un po' del rispetto della natura ma anche del rispetto nei confronti verso il prossimo e lancia dei bellissimi messaggi, sai magari prima avevo meno tempo e quindi i temi erano meno articolati, ora questo disco si sente che comunque sì, non mi piace usare sempre questa parola, però è la verità è un po' più maturo e cerca di far crescere anche le persone che magari asco mi ascoltavano prima e cerca di prendere anche un pubblico più ampio perché voglio crescere e voglio arrivare a tutti cercando di dire la mia sempre in modo molto tranquillo, rispettoso. Quali sono gli obiettivi, allora, che adesso hai nel, nel tuo mirino? Insomma, partendo da questo nuovo album, che è un album di grande cambiamento, insomma. Un album di transizione, potremmo definirlo così. Yes, eh, lo, lo penso anch'io. È eh, un disco secondo me ben fatto eh, del quale sono molto soddisfatto ovviamente però eh, faccio bene a dirlo nel senso che sono convinto per davvero non sono frasi di circostanza e quel disco credo che mi, mi faccia vedere sotto un'ottica diversa sotto una luce diversa rispetto a magari tante etichette che avevo in passato che sono dovute al fatto magari un po' del, della mia faccia oppure del, del talent che ho, dal quale sono uscito però io dico sempre una cosa che non è il talent che fa la persona, ma è la persona che fa il talent. Cioè, il talent si adatta sempre in base alla materia prima che ha. E io ero così anche prima di farlo, non è che ero rincoglionito e poi di punto in, scusate, però, di punto in bianco il giorno dopo sono diventato. Quindi. Mi piaceva l'arte, mi piaceva il design, mi piaceva la musica. I miei obiettivi adesso sono continuare a scrivere tanto, a scrivere nuove canzoni in attesa di poi ricominciare un tour sperando, incrociando le dita per questo periodo un po' particolare per tutti e fare un altro disco che mi faccia ancora vedere insomma sotto altre prospettive ancora e ancora più, più bello. Io spero di, di rivederti molto presto, speriamo di averti di nuovo in studio molto presto, poi ci saranno sicuramente tante altre novità, è tutto in evoluzione e naturalmente speriamo anche che questa situazione migliori, si ah, possa sì. tornare live sul palco. E secondo me la prossima volta che ti rivedremo sarai una persona ancora diversa, perché S ti vedo proprio in evoluzione. Bene, no, 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 sono contento, benissimo, speriamo. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie Ma ragazzi. Cosa chiudiamo Marco? chiudiamo da, mh, da dove tutto era partito, possiamo eh dire. Sì. Eh. Partiamo, eh sì. Chiudiamo con perdo le parole. Ricky, grazie ancora yes. per essere stato qui. A con voi, grazie davvero ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. grazie.